Il modello formativo della laurea triennale in Scienze Tecniche Psicologiche dell'Università Cattolica vede il suo specifico nell'integrazione tra la didattica frontale usuale e attività esperienziali condotte in piccolo gruppo con un conduttore esterno e più delle volte un professionista, che lavora con i nostri studenti. La scelta della facoltà è quella di proporre già dal primo triennio di scienze tecniche psicologiche un vero e proprio percorso, mettendo al centro la persona e lo sviluppo della sua identità personale e professionale. Per quanto riguarda la dimensione della conoscenza in particolare, vengono proposte una serie di corsi che hanno a che fare con le diverse anime della psicologia, la psicologia generale, sociale, dello sviluppo, la psicologia clinica, dell'organizzazione, ma anche con una serie di discipline affini. Abbiamo elaborato all'interno della facoltà dei dispositivi formativi innovativi, organizzati in piccolo gruppo, quindi con un'attenzione personalizzata allo studente, che consente di trovare degli spazi di riflessione accompagnati da adulti competenti, da psicologi professionisti, che aiutino lo studente nel suo percorso di orientamento. Quali sono questi congegni, questi dispositivi formativi esperienziali? In primo luogo IGA, i nostri studenti nel primo e nel secondo anno frequenteranno questi che sono i gruppi di apprendimento, che noi chiamiamo IGA, che hanno l'obiettivo di aiutare lo studente a connettere tutte le conoscenze, gli argomenti affrontati nell'ambito delle diverse lezioni per costruire un sapere integrato e per svilupparne una lettura critica. In secondo luogo l'EPG, esperienze pratiche guidate, un modo per incominciare ad avvicinarsi alla professione lavorando sulle rappresentazioni che gli studenti hanno delle professioni e incominciando a comprendere come i professionisti reali, concreti, sviluppano la propria attività nei diversi contesti, con quali competenze, con quali ambiti. Mi piace anche sottolineare il fatto che la nostra università ha un grosso investimento nell'ambito dell'internazionalizzazione, diverse sono le opportunità, i semestri all'estero, l'apprendimento di lingue con i programmi LEIT, a cui si aggiunge, per esempio, nello specifico per la sede di Brescia, la possibilità di frequentare uno study tour. L'aspetto che caratterizza come elemento di sottofondo tutte queste proposte formative è sicuramente l'atteggiamento di dialogo tra generazioni che la facoltà propone nel momento in cui si rivolge alle nuove generazioni di studenti, credendo profondamente nella possibilità di accompagnarli, incoraggiandone l'autonomia. Sappiamo bene che si chiede tanto e si può chiedere tanto ai giovani nel momento in cui si ritiene che essi siano in grado e abbiano le potenzialità per rispondere a queste richieste. Soltanto quando si ha fiducia si chiede tanto e noi crediamo molto nei giovani.